si facevano un tempo. Ti ricordi Cristina? Quante te ne hanno portate a te? Tante. E tu te nel balcone ti affacciavi? O andava a finestra? No, che le sei andata a affacciare in due spigli, hai in sgatella, perché se ne accorgevo padre, che fai là che fuori essere vinta? Mamma mia, e chi lo vuole una palambretta che faceva un mor per se fa sentire, ma qua c'è tutta la basta, non ci faccio più creatura. Madre, portatemi un po' che faccio lo tondo fuori, che il suo perdono non è buono, non è attraso, è già della scienza. Allora, un momento poetico, proprio bello, questa canzone che si intitola Ma che state facendo? Ma che è un secondo comizio? Mari! Ma non lo so! Guarda qua! Sta crescendo il futuro assessore, nell'assessorino bravo! Oh mio Dio! Allora, un momento magico, Reginella, cantato dai nostri maestri e ballato dalle nostre Rosa! Reginella è arrivata, amore mio! Guarda là, va! Reginella è ballato dalle nostre bellissime educatrici dell'ACR. Signore e signori, per voi Reginella. Distrattamente pienza.
Mamma mia che brave! Ma ve lo credevate voi? Ecco, ci manca tre pur. Niente! Niente, musicista, cantante, ballerina, attrice, mamma mia, Rosetta, Magda Assunta, Flumene, mamma mia, tutti quanti. Presentatore, un applauso al presentatore! Un applauso a me! Come mi piace questo fatto? Bene, allora vi voglio presentare queste dolcissime ragazze. È stato bello, vero? Un momento dolce di poesia. Quelle che non esistono più. Morrison, quando si chiamano, si mandano un cuoricino. No? Si sappiate colore, a faccelle del lacrime. Mamma mia, siete proprio contenti, niente sorriso. Mamma mia, che modo di comunicare questo? Non ci sono più queste belle emozioni. Sono pronte queste ragazze, perché si sono cambiate d'abito. Ragazze, siete pronte? No, non mi vanno proprio per il giù. Sono andato. E meno male che il cavaliere era uno. Hanno fatto chiù con l'ambrese. Allora, siamo pronti, Don Sebastiano. Ma dovete allacciare le cinture di sicurezza. Perché sta arrivando un personaggio importante. Una cosa che mo' casa ne scende tre punti. Ad che feste di piazza che fanno i parrilli. Ma che fa? Ma non si vanno mettere. Sta andando 10, ci è arrivato solo 10. Ma mi faccio vedere che arriva, che arriva. Un attimo, sono pronto, vi lascio per un attimo che arriviamo, ha già aperto. Bene, applausi, non va dormita, perché questo è un momento veramente molto bello. Veramente, silenzio, silenzio, perché è una sorpresa per Don Sebastiano. Io penso che rimarrà con Maricima tre punte e stoppa fatta. Se mi gastrano con vetri cinganna, come quando dice ti piace e non brillocchi di questa maniera, fa la compagna. Me ne ha regalato il mio fidanzato, che le fa così. Oh! Ma pare che si è incastrato con un vecchio che non va in coppa e ne abbassa. Senta truculiamo questo. Allora, un momento veramente emozionante. Una storia bellissima. Una sorpresa per Don Sebastiano che penso gli riempirà il cuore di gioia. Per lui qui stasera, un ex orfanella cresciuta. Cresciuta negli istituti pompeani con le nostre amatissime suore domenicane. Teniamo la presenza, è venuta apposta, è stata una vostra alunna. Dovete esserne orgoglioso perché si sa che sono addivandata. Venuta appositamente da New York per farvi gli auguri, Don Sebastiano. Ma no! L'elicottero! Eccola, eccola! Sta arrivando, sta arrivando! Eh sì, signori, perché quella bambina oggi è diventata una grande star della musica pop internazionale! Signore e signori, non si abbassiamo, andonitevi! Signore e signori, per voi qui stasera niente po' di meno che... Lady Gaga! Oh,
momenti di grande commozione. Ma che onore, chi l'avrebbe mai detto che un giorno su questo palcoscenico si sarebbe esibita un artista di questo livello? Signore e signori, Lady Gaga! La pelle tocca, ma non la pelle con bagallini, con ma pennanna sciuppata in pizza, sanna zellata in carne, ma no, si ma sono stanotte. Mamma mia, il regalo. Momento, non si abbassano, siete pronto? Siete carico? Siete frizzante? Eh? Ormai mi ha aperto scurt. Ma
ed ora torniamo. Ed ora torniamo con una cosa bellissima. O maestro del Diella Vit non ti avresti che già furtati dalle. Di solito quando faccio metto un mese. Spero che avete portato i panini o a me ne sta scarfate le di cacca. Perché casa fa matina. Ma a noi non ce ne importa perché dopo lei di cacca ritorna. Ritorna. Fategli un applauso. Con un meo pubblico di voi! Siamo quasi pronti? Filomena! 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 Un applauso a Lady Gaga! Però di che ti mani oggi manguaiata sta figlia, manguaiata me la grill! Siamo quasi pronti per un bellissimo medley, si dice così. Come dite donna Cuggetta? Anche il buon inglese non parlo. Che parliamo solo napoletano. Che c'è? Un bellissimo medley. Ma no, chi è? Prova. Ma chi ha le ragioni? Ciao, Peppe, sono la tua coscienza. Ma no, non ti tengo pure una coscienza. È una cosa nuova. L'ho scoperta quando è arrivato Don Sebastiano qua. Come un po' tutti quanti, un applauso a Don Sebastiano, alle suore domenicane quelle vere e anche a suor Scalzata, l'ordine delle Scalzate, una più, una più dama, perché lì creatura si è scappato capellato, è arrangiato per cui è creatura e tutto quanto. Antonio, siamo pronti? Non lo so, ma si sente, va bene. Si sente? Si sente. Pronto? Forse. Pronto Antonio? Auguri Don Sebastiano. Ma non ha faccella storta, la lingua così. Pronto? Pronto sì tu, non attacca, fammi parlare. No, no, ma parla prima, poi faccio più posso. Chi sono capace direttamente? Dammi a chiare prima cose. Signore e signori, un medley di Pino Daniele dai nostri musicisti. Applausi! Thank you.
andiamo più sul tenero. Fate vedere le braccia. Niente sento quando scende già e corso senza guardare e te vega tutti i giorni cara renna va a fare di qua ma un via giù e lontano se va tutta vita così e da stiva quando muri ma spiette che piove l'acqua del fone va quando l'aria si adagna ma poi quando chiama l'acqua del fone e te viste per sentire per te ogni cosa può parlare ma adesso le parole e ho scorne da incontrare ma passano con che l'uno volte lui che se ne va aspetta che giova l'acqua d'un fondo va tanto l'aria si adagna ma poi quando giova l'acqua faccia il dimmi che vedo e se io se ognuno nei suoi giorni ma io e te ci incontriamo nell'aria e nessuno ci sente ci vuol talento per chiamarlo amore se chiudi gli occhi ti scordi al cuore e allora resta con me e allora resta con me e allora resta con me resta con me qui sul mio cuore. Passato
se mi avresti cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, messi vicini per caso, nel blu di quel biglietto che dentro mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, qui sul mio cuore. Il talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, ah, resta, resta con me, ah, resta, resta con me, nessuno cuore. Applausi, il nostro maestro Antonio Vitiello, il nostro maestro Domenico, il nostro maestro Luigi, applausi. Ci hanno fatto arrivare a Cristi questo pilota lì, mamma mia, mamma mia. E mo solo un minuto, Don Sebastiano va già preparato una bella cosa, perché io va già fare in un momento che preparo un bancracchio, in un momento. Ma mi servono giusto tre stagiulelle, proprio come stanno in chiesa, perché io già sbruigna tutto fatto. Proprio perché io mi faccio i fatti mici. Io stavo tutto tre punta. Che come mi faccio i fatti mici, non se fa nessuna. Perché è ingiusto come facciamo a te pure. Non ne fa nessuna. Ecco qua. Prepariamo, bimbi scendete che vi fate male, ed ora Don Sebastiano aprite il sipario, perché io vi voglio far vedere cosa succede quando in chiesa si dice il rosario e voi non ci state. Ma come sono coordinate sti vicciarelle, maite grelle, silenziose, piedone, preghiere, pregne, che si snette pure Gesù Cristo vicino a Cristo. N'hanno proprio scippato alla vicina, hanno spignuto per preghiere. Don Sebastiano ogni settimana viene da cantare un Gesù nuovo. E vicerello spegnere, e i sole, e il vicerello spegnere, e i sole, il vicerello hanno avuto a meggia. E allora, Don Sebastiano, vi voglio far vedere quanto sono ordinate questo piccolo sketch fatto dai ragazzi della nostra parrocchia, si intitola Manca a farla apposta a chiesa. Pia, pia donna.
amo. E gli amo. Alleluia. 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 Filomena. Signori,
Thank you.
Madonna, vabbè, pigliamo zio. Ma che stai? Dove vai? E poi? Con tutta questa delinquenta mignolite. Mignolite? No, mignolite proprio. Aspetta a me. Tu sia mai a dire che il vostro uno è più violento. Nonna Francesca, buonasera. È la nostra nonnina Domenichina. Madonna, guarda, sono belle. Don Sebastiano, avete visto come sono devote le nostre nonnine? Assai, ha detto Don Sebastiano. Mamma, ma è che so, oh, guarda, voglio cacciare pensione. Chi è distrugge a testa? Applausi, bravissimi. Veramente bravissimi, meritano tutti un grande applauso, perché tutto quello che avete visto lo abbiamo preparato in soli 10 giorni, 10 sere, non di più. Ed ora arriva un grande gruppo, questa è proprio a botta finale. Don Sebastiano, preparatevi, perché stanno per arrivare i più chic, meravigliosi. Maestro! Della... Ma no, chi è? Maestro, scusatele! Scusate! Chi è? Un presentatore, non sta? Sto qua! Ehi, scusate! Ma lei chi è? Ma durate, siamo cercati, siamo venuti per fare la cosa, siamo cercati, non lo prendete! Ma chi mi parla? Don Sebastiano! Don Sebastiano, sta qua, Don Sebastiano! Ma parla potabile! Don... Tre ponti. E come sono lo sei, tre ponti? Come dire, stiamo a New York. Qua se non parlo un italiano stretto. Aspetta. Non ti capisco. Aprile da bocca. Professora, venite un attimo. Venite, professora. Professore, ma sono amici vostri. No, ma io mi meraviglio che voi avete questi amici. Chi se mi pare uno scaricatore porto? No, chi sta scaricando proprio nella casata? Aspettate. Ma che dice aspettate? Qua qui Don Sebastiano, sta qua Don Sebastiano. Ah, Don Sebastiano. Ah, sta qua. Ma lei deve dire amato padre. Padre italiano, guarda un trasite. Ma no, ma chi sta purtroppo che sta qui? No, io non ci capisco più niente. Ma che tamarraggio! Arrabbita! Aprete! Ma dove sarà? No, ve ne dovete andare! No. Ci state rovinando una festa! Noi dobbiamo sedarci! Tocca a noi! Ah, ho capito, Don Sebastiano! Questo è un gruppo che viene dalla lontano... Milano! Siamo di Milano! Sei di Milano? Yes. Veramente non me ne ricordo, caro. Perché a Milano non si parla. No, e poi ci sta Milano Marittima. Ci sta Milano Marittima. E sono Milano e Torrantieri. Ah, c'ho capito. Chi sei di terra ammiglierato? Milano Ma chi sei a torre scazzato? Torre Volita. Benvenuto, frate. E non sei tutti. Ha urtato Polini, se si c'è brutto. Ha tutto di friare. Vuole che tenga la parmigiana in Murignano che si dà a mangiare, mi pare che ti ha messo la casa di tuo stomaco. Mamma non guarda. Te la guarda proprio. Mamma te ne provo schizzo, ma si paga la maglietta e ti ha faccio vedere. Ora non lo viene 957. O te ne guarda un po' la maglietta. Signore e signori, per chiudere in bellezza, per un strapparvi un ulteriore sorriso, i nostri bellissimi, famosissimi Tamarraghi! Approfitto per presentare anche la nuova leva, i Tamarro Boys. Stanno crescendo, sono qua di uscire da Bertonato, devono ancora crescere. Adesso io appunto maestro, allora c'ho qua il maestro perché ogni tanto dicono che non mi capisce quando parlo. Allora portate il maestro che traduce. E lo traduco io. Maestro, è pronto? Sto sbagliando.
Hai seduto. Udre roto la piaccia, la peccante la piaccio, ma scegli e guarda matoi, mi alzo alle 4 del mattino e poco modo pure le 4 e 10, a volte mi sveglio più tardi e poi vado al mercato e poi vado al mercato e magari chiedo a lui e faccio il carico di comune la tuyorna casao, l'altro ieri a Casoria vicino a Napoli sei schiattato e mi arrao, ho sparato un pneumatico perché a strada pascoli, perché il fondo stradale non è dei migliori e si è bucato tre rao e si è ribaltato la peccata e sono caduto tutti a bello e sono caduti tutti i cocomeri e io mi sono cagato sotto e lui ha avuto molta molta paura. E tutte le auto che transitavano per Casoria vieno a furrigo per lui, venivano sopra i comuni e a Luca Rango da mano e nessuno mi soccorrì e qualcuno sa tutte le furie per lui e qualcuno se ne approfittava e c'è un grande fuori la vita su tre round e mi davo aiuto e a gente si portava da mano se mutare non mi volesse da tu mi faccio restituire le bucce e i semi, la gente parla da te si più, la gente crede di essere per bene e poi se fondo di malù e malù in porto tre round, in porto tre round, in porto tre round insieme, in porto tre round, in porto tre. Sì, devo prendere la versione sportiva. Ah, questa è la versione professionista, ragazzi. Senti, io so che devi fare una cosa romantica adesso. Sì. Noi non ce ne andiamo. Io devo dedicare una canzone a tutte le donne. È dedico, noi ce ne andiamo, noi siamo uomini. Prego, prego, prego. Lo so, se mi chiedete perché del casino così, sono frutto in bicicletta, la catena, col grasso, sporca. Allora per andare brutto si fare il pantalone. Normale. Prendi una donna, trattala male, mandala ogni tanto ospitale. Non calcolarla quando ti tocca. Diavolo quanto cava e sciambocca, fagli sentire che sei un animale, fagli sentire che più forte sei te. Ogni tanto tu li annombri a moda, con questi sistemi tu ambarà a camba, allora si vedrai che ti amerà, perché alla donna la piace a buscar, allora si vedrai che capirà. Ma senza pacca non può campare. Posso dire? Prendi una donna, trattala bene, mandare in vacanza a Fregene, falle il visone e pure il diamante, lascia che si tenga un amante, fagli fare la signora col cano, falla pure a Villa Positano. Tu gli accatta pure una bella Toyota, la donna alla moto, tuo moglie lo fa, allora si vedrà e ti lascerà, e casettiella non ti può giù lavare, allora si vedrà che riesce sola, perché tua moglie ti manda a fa mula.
amico, il discorso non voglie, che a bosco tutti io e la mia moglie. Che la volata, ma vostra scin, ma la cilindierina. Io cercavo la donna perfetta, ma che la, ma compagna bacchetta. Sia figli e papà. Maestro, la brutta realtà. Però è un po' di becco. Ti ricordi quando aveva 25 anni? Non fa che la spiaggia e più bacino sta carrella. Signore e signori, se appena mi ha toccato il fondo, avete conosciuto un Antonio Vitello. Io vi presento l'Antonio Vitello 2.0! Quattro mesi in questa chiesa la maritotta così. Taglia, donna, andiamo per la scomunica, lo sappiamo. Diciamo che sono un po' fuori luogo, però oggi è festa e Don Sebastiano ci ha insegnato l'accoglienza e noi li accogliamo con un grande applauso! Peppi, che la casa padre è fondo! Non lo so, papà, nessuno! Bene, e proseguiamo con le sorprese, ma questa è la... E la più dolce, la sorpresa più dolce per concludere una serata meravigliosa! Applausi! E Maria Lettret, che c'è giusto? A c'è giurga, c'è fan, a c'è giurga spaccao, a c'è da pulì. Bambini, metti la capuzzella fuori, eh?
un attimo che ci organizziamo per questa dolcissima sorpresa. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Don Sebastiano, tanti auguri a te. Ed ora un'altra sorpresa per Don Sebastiano, stanno per arrivare direttamente, perché pizza come facciamo a tre punti, non ne fa nessuna, direttamente dalla pizzeria Emeline, per tutti voi, pizza Margherita!